Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di sinonimi per la parola difficile. Quando dobbiamo dire che qualcosa è difficile, diciamo sempre la parola difficile, per l'appunto. Ma in italiano esistono molte altre parole, sinonimi, per indicare difficili. Questi sinonimi li potete usare, per esempio, per dire difficile in contesti più alti. Okay? Come per esempio un esame della lingua italiana. Difficile. Un sinonimo per difficile è un sinonimo poco usato, molto fancy, molto bello, molto elegante, molto alto, molto aulico e ostico. Ok? Ostico. Potete dire ostico di un problema e potete dire ostico di una persona. Lei è una persona ostica, molto difficile, not easy going, non alla mano. L'opposto di ostico in questo contesto è alla mano, facile con cui rapportarsi, con cui ci si può rapportare facilmente, con cui si può avere una relazione amichevole, lavorativa, facile. Okay? Ostico, persone e situazioni. Ostico. Altri sinonimi sono complicato o complesso. Complicato, complicated, complesso, complex. Complesso non è esattamente come complicato, ma in italiano funziona bene. Complesso è come dire che ha molti strati. Complesso. Potete utilizzare complesso o complicato un'altra volta per situazioni o persone. Va bene uguale. Poi, problematico. Questo è più un giudizio, so, dovete stare attenti quando usate la parola problematico, ok? Problematico, detto di una persona, significa che quella persona ha dei problemi, ok? E questo può essere vero, però facciamo attenzione quando, come, in che contesto diciamo la parola problematico. Se invece è soltanto una situazione, potete dire di difficile risoluzione. Risoluzione è come il risultato positivo, no? Di difficile risoluzione, che non ha una soluzione facile, semplice, diretta, immediata. Ragazzi, spero che questo vi sia stato utile e come al solito, se vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!